Zaidi! Che sta succedendo là dentro? Funziona! Ho contattato la Flores. Trasmetto i codici di lancio. Ora! Cazzo, Doc! Non ce la facciamo! Sta per saltare tutto! Ho quasi fatto. Ho quasi fatto! Oh! Zaidi, fuori di qui! Dobbiamo andare! Non posso, devo trasmettere i codici! L'arma! Prendimi l'arma! Zaidi, resterà in trappola! I pod sono più importanti di me! Merda! No, Zaidi! Non ho intenzione di perdere altri amici. Merda. Suppongo sia finita. Il segnale. Il modulo. È stato tutto inutile. Ragazzi, lassù. Guardate. Il pod ha funzionato. Ce l'hai fatta. Mio Dio. Probabilmente qualche codice è arrivato. Beh, come dico sempre, mai arrendersi fino alla fine. Quelli di Monroe? No, credo di no. Chi siete? Siamo della zona di guerra. Siete gli Outrider? Circolano storie di una mutazione. Di Outrider che aprono la frontiera, cercando una cura nella foresta. Noi vi abbiamo seguiti dalla zona di guerra. Allora, che facciamo? Andiamo avanti. Non capisco come abbiano viaggiato tempo per arrivare prima di noi. La loro nave era più veloce della nostra. Secondo me non è vero.
Beh, ho la testa troppo dura per... Speravo che lo dicessi. Abbiamo portato a terra i pod, ma ora... Senti... Quando recupererai un pod da sbarco, portami tutto quello che trovi dentro. Con l'aiuto di Bailey, farò avere quello che recuperiamo a Juno, Corrigan, per il viaggio. Outrider, mi hai dato la possibilità di essere la persona che desideravo. Ehi, hai agito... Alla fine, solo Monroy e pochi altri sono sopravvissuti al massacro avvenuto all'esterno. Si sono nascosti nella Caravel per decenni, in attesa della Flores. Peccato averli delusi. Le cose sono andate molto meglio nella nave. Direi di no. Esaurite le scorte, si sono ammazzati a vicenda. Finché non è rimasto solo un degna conclusione.